Ciao ragazze, bentornate nel canale e benvenute in questo nuovo video. Come vedete dalle mie spalle, ho cambiato il background, lo sfondo dei miei video. Non so se avete già visto o vedrete prossimamente il room tour del mio studio. Nel caso in cui aveste già visto quel video, conoscete già il mio nuovo sfondo, ma nel caso in cui quel video non l'ho ancora caricato, aspettate, perché appunto ci sarà il video room tour del mio studio in cui vi farò vedere finalmente il mio amatissimo studio. Quante volte ho detto la parola studio, perdonatemi. Sono molto molto felice di come sta prendendo forma questa stanza. L'ho sognata e immaginata per veramente tantissimo tantissimo tempo. Sono anni che non vedo l'ora di avere uno spazietto tutto mio, dove posso mettere comodamente seduta, rilassata, e girare tutti i video che voglio senza dover spostare 150.000 cose ogni volta. Non ho tantissimo spazio, ho comunque una stanza tutta mia che non è gigante ma non è neanche piccolina, però ho tutto quello che mi serve. Ho la mia scrivania, ho le mie luci, ho il mio bellissimo sfondo e finalmente sono pronta per poter portare sul mio canale tanti tanti nuovi video. E è una cosa che ho sempre desiderato, sognato, sin dai miei primissimi video in cui avevo una macchina fotografica insomma indecente, non avevo le luci, giravo nella mia cameretta, dovevo spostare continuamente il letto, insomma era veramente impossibile registrare. E mi vedete con questo look oggi un po' dark, un po' autunnale, un po' tema Halloween, insomma, anche se Halloween è passato da un po', perché oggi è 22 novembre, sto dicendo luglio magari, oggi è 22 novembre e insomma Halloween è passato già da tantissimo. Però questo è il look che ho realizzato su Instagram in diretta con voi, insomma con qualche ragazza che appunto mi ha seguito in diretta su Instagram conoscerà già questo look. Mi trovavo già truccata e quindi ho deciso oggi di fare un nuovo video, e in questo video, fatta questa premessa lunghissima, vi voglio parlare dei prodotti che ultimamente sto di più utilizzando, amando, insomma qualche nuova scoperta, o comunque tutti quei prodotti che ultimamente sto adorando e sto utilizzando quotidianamente per i miei trucchi. Parto appunto dalla skincare, quindi da tutti i prodotti che utilizzo per struccarmi. Parto dalla fine, però vabbè, quindi ve li faccio vedere così ce li togliamo e poi dopo vi faccio vedere tutti i prodotti di make up. Come ho detto anche su Instagram, se non mi seguite seguitemi anche lì, perché sono molto 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 più attiva quotidianamente. I prodotti che sto utilizzando ultimamente, anzi non ultimamente, da anni ormai, per struccarmi sono questi due prodotti qui, entrambi di Garnier, ovviamente acquistati da me, che lo diciamo a fare, però è sempre buono fare questa premessa, anche se io avendo un canale piccolissimo Garnier non vedrà mai i miei video, però comunque sono una fan di questi due prodotti. So che Garnier non ha un inci eccelso, però per quanto riguarda questi due prodotti io mi sento tantissimo di consigliarveli, perché li uso ormai da anni, quindi mi sono fatta una bella idea, insomma li uso da anni, non mi hanno mai creato alcun tipo di problema, e quindi anche se non sono bio io ve li consiglio perché sul mio tipo di pelle funzionano benissimo. Io ho una pelle normale tendenzialmente secca, quindi in alcune zone del viso la mia pelle è un po' più secca, soprattutto per quanto riguarda il naso, ho sempre tante pellicine, però generalmente non ho questi particolari problemi di pelle, quindi ho una pelle comunque normale, tendenzialmente secca. E quello che faccio la sera è utilizzare prima l'acqua micellare di Garnier con un dischetto semplicissimo di cotone. Ultimamente sto utilizzando questi, ma vanno benissimo qualsiasi tipo di dischetti. Questi sono ovali, come potete vedere. Io prima utilizzavo quelli quadrati, ma non li ho più trovati e ho preso questi a caso. Insomma, quello che faccio è mettere un po' di acqua micellare sul dischetto e andare a struccare soprattutto gli occhi quando ce li ho molto truccati, o anche le labbra come in questo caso. Quindi vado, diciamo, a togliere il grosso del mio trucco, e poi dopo, una volta struccato
diciamo approssimativamente il mio trucco, quindi il mio viso, scusatemi, quindi quando ho ancora un po' di residui, insomma, passo a quest'altro prodotto che è un gel struccante e purificante. Qui dice adatto a viso e occhi, e io infatti lo utilizzo sia sugli occhi sia sul viso, e sugli occhi non mi dà particolari problemi, non mi brucia, non mi secca gli occhi, insomma. Mi trovo bene, perdonatemi, ho un mal di gola pazzesco e faccio tanta difficoltà a parlare, però volevo tantissimo registrare oggi, avevo tanta voglia di chiacchierare, anche se non ho tanta voce, e quindi non è la giornata ideale, però ci avevo voglia e quindi scusatemi per la voce. E questo dice di essere adatto a pelli miste con imperfezioni. Io non ho né la pelle mista né fortunatamente con tante imperfezioni, però sul mio tipo di pelle, che è una pelle normale, tendenzialmente secca, devo dire che funziona molto bene. Bene, è un gel che appunto mischiato con un po' d'acqua fa la schiuma e questo mi dà proprio la sensazione di pulito sul viso, mi sento proprio la pelle bella, pulita, lavata e appunto lo utilizzo subito dopo aver utilizzato l'acqua micellare che mi ha sciolto, diciamo, la maggior parte del trucco, ma con questo tolgo il mondo. Questo poi lo vado a rimuovere dal viso con un panno in microfibra che in questo momento non ho qui sulla mia postazione, ma ce l'ho in bagno. Ma è un comunissimo panno in microfibra che potete appunto acquistare nei negozi di casalinghi. Molti li utilizzano per fare le pulizie in casa, io ne ho uno specifico per struccarmi ed ha anche quella trama un pochettino ruvida, diciamo così, che mi fa anche una sorta di scrub, tra virgolette, quando vado a struccare e trovo che la pelle sia pulitissima. Altro preferitissimo di questo periodo, sempre per quanto riguarda il viso, però adesso ci spostiamo al make-up, partendo dalla base, diciamo come una sorta di primer, ma non è un primer, fa parte della linea skincare della Makeup Revolution, che è questo siero qui al 2% di acido ialuronico. So che è un siero low cost, so che non fa miracoli, anche perché ha solo il 2% di acido ialuronico, quindi non è un prodotto miracoloso, però io devo dire che prima del fondotinta mi piace la sensazione che lascia sul viso, è leggero, mi piace tanto, costa poco, quindi assolutamente molto consigliato. Perché mi sento la pelle un po' più fresca dopo averlo applicato, è fatto con il contagocce, quindi facilissimo da applicare ed è anche un po' appiccicoso, quindi mi piace il fatto che sembra appunto che il fondotinta vada ad aderire meglio sulla pelle, quindi anche questo prodotto che sto super utilizzando in questo periodo. Passando adesso al fondotinta, come vi ho detto pochi minuti fa, quotidianamente non sto più utilizzando tanto il fondotinta perché uno, non ho fortunatamente grandi imperfezioni da coprire, e due, perché la sensazione di appiccicoso, comunque la sensazione di fondotinta sul viso, ultimamente non riesco più a tollerarla. Però quando appunto devo uscire, anche sabato sera, insomma, che voglio rendermi un tantino più presentabile, sto utilizzando ed ho anche quasi terminato questo fondotinta qua di Essence, che è l'Instaperfect, il mio nella colorazione 60, che è un fondotinta molto leggero. Però devo dire che mi piace tantissimo, va a uniformare, copre leggermente. Qui dice di essere un fondotinta strong matte, waterproof. Io non lo trovo così opaco, così cerone, diciamo. Quindi anche su una pelle normale, leggermente secca come la mia, io mi trovo bene e ultimamente lo sto utilizzando soprattutto nella zona del contorno occhi come correttore, lo sto terminando così, però come fondotinta in generale sul viso mi piace tanto perché ha un bell'effetto e mi sento appunto di consigliarvelo, poi è super low cost, quindi per tutti i giorni è molto molto carino. Mi piace tantissimo il correttore di Catrice. Questo sarà un video, ragazze, non ve l'ho detto, ma ve lo dico adesso, dei miei preferiti low cost, e appunto perché trovo che anche nei prodotti di fascia medio-bassa ci siano dei prodottini molto molto interessanti e carini, costano poco, ma secondo me vale la pena provare. Un altro prodotto che io adoro è questo correttore qui di Catrice, che è il Liquid Camouflage Concealer. Il mio, questo nella tonalità, vediamo se la trovo, 0,15, anche se è un pelino chiaro, però ne metto proprio poco 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 nella zona del contorno occhi.
occhio per andare ad illuminare, e mi piace anche questo tanto. Passando alla cipria, un prodotto che amo ed ho anche terminato ed ho già ricomprato, è questa cipria qui di Essence, che come potete vedere ragazze è finita, l'ho mangiata letteralmente, mi piace tantissimo. Tantissimo, come l'ho detto, mi piace tantissimo. È la Brighten Up di Essence, appunto, quella banana. Fissa bene, mi piace tanto l'effetto che appunto rilascia nel contorno occhio, un effetto lisciante, un po' effetto Photoshop, mi piace tanto tanto, infatti l'ho già ricomprata e la sto anche già riutilizzando. Vi faccio vedere questa perché ce l'avevo sulla scrivania e anche questa l'adoro, super economica ma molto molto carina. Prima che la macchina fotografica mi lasciasse, mi abbandonasse, perché avevo la schedina piena, io devo assolutamente cambiare questa scheda perché è piccola, ho poca memoria, insomma, e non riesco a portare a termine un video senza, insomma, innervosirmi. Stavo appunto dicendo della cipria, questa di Essence, che io adoro, quindi se la trovate è veramente ottima. Andando avanti, per quanto riguarda terra, insomma contouring, sarò ripetitiva ragazze, ma io quando compro un prodotto e mi piace lo utilizzo, non lo lascio abbandonato in un cassetto e non compro prodotti a caso, nel senso che anche se io con il trucco ci lavoro, cerco sempre di fare degli acquisti mirati o comunque degli acquisti che sono sicura di usare e non li compro tanto perché magari vanno di moda o semplicemente perché è l'ultima uscita, ma cerco di comprare delle cose che poi effettivamente utilizzo sia per me sia se devo appunto utilizzarle al lavoro, quindi sulle clienti. E vi ho detto questo perché sicuramente questa palette ve l'ho fatta vedere in tutte le salse, in tutti i video, ma io è veramente un prodotto che stramo, lo uso sia per me, ma ne ho anche un'altra nella mia valigia trucco che appunto mi porto a lavoro, questa palette qui di NYX Professional Makeup, che è appunto la palette di contouring di ciprie, insomma è un illuminante, io la amo, come potete vedere due cialde, anzi tre, le ho anche terminate, infatti ne ho comprata anche un'altra e questa è la mia, insomma quella che uso su di me, l'ho stra utilizzata, mi piace tanto anche sulle clienti perché ha diverse colorazioni anche di terra, quindi posso adattarle a più carnagioni, durano tanto sul viso, sono molto scriventi, mi piacciono tantissimo queste polveri, e quindi questa è una palette, non è molto economica però non è neanche super costosa, diciamo che siamo in una fascia media, però per quello che vale, insomma, il suo prezzo è giustificatissimo perché è veramente ottima. Vorrei provare di NYX Professional Makeup anche quella dalle cialde in crema e non so perché non l'ho ancora comprata, io non sono una grandissima fan del contouring in crema, però comunque vorrei provare anche quella e sicuramente la prenderò. Poi andando avanti, blush, insomma questi prodottini qui non ne ho proprio uno preferito, ne cambio tanti, il blush diciamo che è uno di quei pochi prodotti di make up che io non amo particolarmente, lo uso sempre anche sulle clienti, però non c'è un blush proprio che dico oddio questo mi fa impazzire, ne ho di diversi anche in palette, insomma fanno quel che devono fare, però non è un prodotto make up che io compro tantissimo, quindi passiamo avanti. Super mega preferito per quanto riguarda gli illuminanti è questa palette qui di Make Up Revolution, ovviamente io vi parlo di tutti i prodotti economici, poi ovviamente ci sono anche i preferiti un po' più costosi, un po' più insomma di fascia un po' più alta, però per questo video vi faccio vedere quelli più economici. E per quanto riguarda gli illuminanti, io mi sento tantissimo di consigliarvi questa palette di Make Up Revolution in collaborazione con questa youtuber inglese che io non conosco personalmente, cioè non personalmente nel senso che non l'ho mai incontrata, ci mancherebbe, magari non la conosco proprio, non so chi è, però so che è una youtuber inglese.
però comunque gli illuminanti all'interno di questa palette mi piacciono tantissimo, in particolare la prima fila. Diciamo che gli altri sono colori un po' più particolari, c'è un rosa, un viola, questi sono un po' più scuri, però sul mio incarnato io mi piacciono tantissimo questo dorato, questo un po' più champagne, però sono veramente bellissimi. Anche quello che ho sul viso adesso fa parte di questa palette ed è appunto questo qui oro. Sono luce pura, ragazze, costano pochissimo ma sono eccezionali, troppo troppo belli, quindi dateci un occhio. Per quanto riguarda palette occhi low cost, non ho tanti prodotti da consigliarvi, avrei tantissime palette un po' più costose da farvi vedere, anche perché io, sia per quanto riguarda i fondotinta sia per quanto riguarda gli ombretti, cerco sempre di comprarne meno, ma comprarli comunque di ottima qualità, anche perché, vi ripeto, io li uso soprattutto per lavoro e quindi non ha senso comprare 150 palette di Essence solo perché sono l'ultima uscita o perché vanno di moda, insomma, perché ne ho provate diverse di Essence, una delle ultime, insomma, che vi ho fatto anche vedere in un video che vi metto qui da qualche parte, sì, carina, però per quello che cerco io da un ombretto, insomma, non l'ho ancora ritrovato in una palette economica. Quindi per quanto riguarda le palette occhi, per il momento non vi consiglio niente, perché sì, ci sono dei prodotti carini low cost, però non sono così insomma buoni da dire wow. Forse una sola palette che mi sento di consigliarvi, ve la prendo, diciamo, di ombretti un po' più economica, che mi è piaciuta ed è sempre della stessa linea di Make Up Revolution in collaborazione con questa YouTube, ed è appunto questa palettina qui di ombretti. E questa devo dire che mi è piaciuta abbastanza, è molto carina, tantissimi colori, scrive bene ed è molto molto carina, vedete anche un ampio specchio. E questa, appunto, diciamo che tra tutte quelle super economiche che ho provato è una delle più belle, diciamo, ed è molto molto carina. Ne ho provate diverse di Make Up Revolution, però tra tutte quelle che possiedo forse questa è quella che mi è piaciuta un po' in più, quindi questa è molto molto carina. E se proprio volete provare qualche palette di Make Up Revolution, date un occhio a questa perché è molto bella. Per quanto riguarda mascara e eyeliner, sarò scontata, ragazzi, anche in questo caso è ripetitiva. Per chi mi conosce sa sicuramente di quali prodotti vi parlerò tra pochi secondi, ma appunto provate a indovinare, scrivetemelo giù e vi do 3 secondi, 3, 2, 1... Tada! Sono questi due prodotti qui, lo so, ragazze, io ve li faccio vedere in tutti i miei video, ma io li amo. Sto parlando del mascara di Essence e dell'eyeliner di Essence. Però per quanto riguarda i mascara, trovo che ci siano tanti tanti mascara ottimi di Essence. In particolare il mio preferito è questo, che è il Lash Princess, questo con le scrittine verdi, e quello che ha lo scovolino dritto. Io utilizzavo anche quello con lo scovolino curvo, quello arancione o rosa, non ricordo il colore, però questo mi piace molto molto di più, separa bene le ciglia, le allunga, mi piace tantissimo. Così come mi piace tantissimo l'eyeliner liquido, questo è il Liquid Ink, ma non mi soffermo più di tanto, ragazze, perché ve lo faccio vedere da 10 anni ormai e ne avrete le tasche piene, per non dire altro. E ne avrete sicuramente la nausea, però io lo amo, e se ancora non l'avete comprato, che state aspettando? Perché è un eyeliner ottimo. Quanto riguarda invece la categoria rossetti, non ho, vi dico la verità, non ho rossetti low cost, o comunque non ho tanti rossetti low cost validi. Ne ho provati di diversi nel corso del tempo, ho comprato quelli di Catrice, di Essence, però diciamo che non mi fanno impazzire. Quello che mi sento di consigliarvi sono invece questi rossetti liquidi di Sephora, che non sono economicissimi, però non sono neanche molto costosi. Non ricordo esattamente quanto costano, ma sicuramente hanno un prezzo inferiore ai 15 euro, non voglio dire una cavolata. E in particolare mi sento di consigliarvi due colori che io amo, sono opposti tra di loro perché uno è un rosso e un altro è un nude, e sono rispettivamente lo 01 e il 72. Io li amo, li adoro, e diciamo che li facciamo rientrare in questa categoria perché non sono molto costosi, però
insomma, sono molto molto duraturi sulle labbra, hanno una buona stesura, sono facili da mettere e quindi mi sento di consigliarveli, sono ottimi e questi sono i miei colori preferiti. Infine, come spray fissante io adoro, ma soprattutto per la profumazione, vi dico la verità, perché non ci credo tantissimo io a questi spray fissanti, però comunque uno spray fissante molto carino e economico, che in realtà ho scoperto da poco essere un primer, però io lo metto anche a fine trucco, è questo qui di Essence, che è appunto questo qui di Essence, che è il primer studio HD Hydra Primer Pry al cocco. Infatti me lo vado anche un po' a spruzzare. Non ha proprio il profumo del cocco, però ha un ottimo odore e mi piace tanto, ma soprattutto perché rinfresca il viso, ha questa profumazione dolce, insomma mi piace, anche se io non credo tantissimo ai primer, soprattutto questi spray, o comunque a questi fissanti, li uso sì, ma più che altro per togliere l'effetto un po' polveroso della cipria, comunque delle polveri, ma non credo che facciano miracoli per quanto riguarda la durata del trucco. Io sono rimasta, ragazze, senza voce e niente, quindi questi sono tutti prodotti super economici o comunque medio bassi che ultimamente sto utilizzando, con cui mi trovo molto bene. Fatemi sapere voi, fatemi sapere quali sono i vostri prodotti low cost preferiti. Io come sempre vi ringrazio per aver guardato questo video, vi mando un grosso bacio e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!